Amici di Party Virtuale, ciao e benvenuti in una nuova puntata di SoundTech. Oggi voglio portarvi nel mondo dei controller MIDI, farvi scoprire a cosa servono e come ho configurato io il mio. Ciao ragazzi e bentornati in studio. Beh, come vi sarete già accorti dal video di introduzione, oggi parleremo di una delle marche leader nel settore dei controller MIDI. Parliamo di Akai, precisamente di APC Mini. Beh, fatemi fare uno step indietro, magari molti di voi non sanno ancora che cos'è un controller MIDI. Fondamentalmente è un dispositivo hardware, quindi fisico, che genera e invia informazioni, in questo caso MIDI, ad un software. Vi ricordo che ogni tasto, ogni pad e ogni cursore è mappabile. Lui è nativo con Ableton, io l'ho configurato e mappato successivamente con Rekordbox DJ. Tra poco vi farò anche vedere come, ma prima giriamolo e vi faccio vedere che sul retro ha una sola porta USB che serve per il collegamento al nostro laptop. Quindi da questo deduciamo che non riproduce alcun suono da solo, quindi è destinato a guidare e controllare azioni. Ecco, questo fondamentalmente è un controller MIDI. Eccoci on stage, ho già rimontato la mia Akai e cablata col suo cavo USB in dotazione. Ho aperto Rekordbox, adesso basta che andiamo in alto sul tastino MIDI, schiacciamo ed ecco che ci si apre la skin. Abbiamo già il device che è connesso, quindi il sistema lo trova in automatico. Se ci fossero stati altri dispositivi li avrebbe riconosciuti da solo. Andando sulla parte mixer, che è l'unica cosa che adesso non ho configurato per farvi vedere, che se io muovo i quattro fader sulla parte del mixer invece non succede niente, mentre quello del master l'ho lasciato. Infatti se guardate in alto a destra si muove anche qui il master, che questo è già stato configurato precedentemente. Tornando a noi, andiamo ad assegnare i quattro canali. Andiamo in add, quindi assegna, andremo sulla voce channel fader. Ne ho fatto uno, channel fader 1, qua facciamo duplica, così facciamo prima, e andremo successivamente a dirgli canale 2, canale 3 e canale 4. Una volta fatto questo procedimento, andiamo sul canale numero 1 e andiamo a dire assegna. In questo caso io toccherò il canale di corrispondenza, quindi tirerò sull'1 e come potete vedere lui ha assegnato il primo. Faccio così anche per il secondo e faccio così per il terzo e così via anche per il quarto. Una volta fatto questo, chiudiamo il configuratore e andiamo a vedere che tutto funzioni. Ok, come potete vedere i canali corrispondono esattamente. Proviamo a mixare due tracce con questa APC Mini. Beh ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, ma prima di chiudere volevo dirvi altre due cose.
che secondo me per qualità prezzo ci sta, è un best buy, perché con poco meno di 70 euro vi portate a casa il controller e una licenza per Ableton Live. Occupa pochissimo spazio, poco più piccolo di un iPad, quindi molto comodo da portarsi anche dietro nella propria bag. E sicuramente, io faccio un esempio sul mio caso, se avessi avuto questo articolo sul palco dell'Aquafan di Riccione con parti virtuale, sicuramente avremmo avuto molti meno problemi di ingombro e sarei stato più funzionale, perché invece che avere due deck come ho sulla mia console, ne avrei potuti utilizzare quattro. Ragazzi, direi che anche per oggi siamo arrivati in fondo alla puntata di Soundtech. Da Federico Di Gesù per Parti Virtuale è tutto, ciao! Ah, me l'immagino già, sta a vedere stasera che casino, parte sul bro. Uè, ma tutti quei tastini lì, ma c'era bisogno di portarli, ma lasciali un po' a casa. E poi arriva su Gary, ah no, se non porti la console quella figa io non suono, eh. Poi salta su Lopez, uè Gary, ma spingili un po' di tastini e rompigli che poi lo porto da Music & Phone che faccio su due soldi. Poi finalmente Sonny, uè, ma lasciala a casa, avanti, indietro, la devo sempre portare su io. E poi finalmente arriva il Pando, oh, finalmente la PC Mini spacca di brutto e piace le tipe, dai.